Buona mattina, Ken. È il momento di farci la barba. Aspetta. Mamma mia, quanto sono ingrassato. Oh, mamma mia. E se tra qualche mese diventassi uno di quei grassoni di 300 kg che non si alzano mai dal divano? La mia reputazione andrebbe in rovina. Perderei il lavoro. Ken! Nostra... Barbie! Hai finito con il bagno? Sei qui da un'ora. Certo, farò il prima possibile. Lo spero proprio, perché oggi ho preparato una sorpresa per te. I pancakes con lo sciroppo d'acero, i tuoi preferiti. Spero tu stia scherzando, sono pieni di grassi. Ma che cosa stai dicendo, Ken? Tu li mangi sempre, a volte anche troppi, in effetti. Troppi? Oh no, i pancakes devono avermi trasformato nell'obeso che sono. Tu, obeso? Oh, stamattina ne hai dette di tutti i colori, ti aspetto di sotto, muoviti. Ken, stamattina inizia una nuova vita. Uffa, oggi ho la verifica di geografia. Spero che tu abbia studiato il necessario, o anche di più magari. Non molto. Era abbastanza difficile l'argomento e non ho capito alcune cose. Buongiorno. Ciao papà. Ken, ma oggi non andiamo al mare, dobbiamo andare al lavoro. Siamo a marzo. Beh, oggi per me non ci sarà lavoro. E nemmeno per domani. Non capisco, Ken. Che stai dicendo? Ho deciso di licenziarmi, Barbie. Papà, non puoi mica farlo. Non può solo lavorare la mamma. E tu che vuoi fare tutto il giorno, poi? Mi dispiace, ma sono ingrassato. Per questo, stamattina, come tutte le altre mattine, farò un po' di corsa e seguirò delle diete. Papà, ma dove hai avuto l'idea? Non sei mica ingrassato. Sì, invece, che sono ingrassato. E visto che io amo me stesso e il mio corpo, ho deciso che lo manterrò in forma. Ken, non puoi andare a correre se non hai mangiato qualcosa, forza! Mangiare quella roba! Fa solo venire le carie ai denti e fa ingrassare! Non dovreste mangiarle! Penso che mangerò una carota, niente di più. Ah, ragazze! Oggi vi porto io a scuola. Grazie, papà! E di cosa? Una bella corsetta vi farà bene. Cosa? Non vorrai portarci a piedi? E mamma, tu non dici niente? È impazzito! Io non so cosa dire, ragazze. Sono in ritardo per il lavoro. Vi porterà vostro padre. Mi raccomando, anche all'uscita da scuola dobbiamo andare a piedi. Ma papà, io voglio andare in macchina. Non riesco a camminare. Abitiamo lontanissimi dalla scuola. Beh, allora faremo ancora più lavoro. Non bisogna inquinare l'ambiente. E nemmeno il vostro stomaco con quelle schifezze. Ora andiamo, mangerò la carota dopo. Ma non abbiamo nemmeno mangiato. E meno male che non avete toccato quei dolci. Beh, se proprio non puoi resistere, ci sono dei cetrioli in frigo. E sono freschi. Andiamo. Forza, mantenete il ritmo. Su, forza, Skipper. Chelsea dov'è? Non lo so. Aspettatemi. Allora ragazze, com'è andata a scuola? È stato orribile. Quando sono entrata tutti mi guardavano malissimo. E la prof mi ha detto: tutto ok, Stacy? E mi ha pure offerto un bicchiere d'acqua. A me invece hanno detto che puzzavo di sudore. Invece i miei compagni di classe pensavano che fossimo diventati poveri e che non potevamo permetterci di andare a scuola in macchina. Ma che bravi compagni di classe! Hanno notato il vostro sforzo. Non siete fiere di voi? No. Bene. E la mamma quando arriva? E dov'è il tacchino che doveva fare? Oggi mamma ha un impegno di lavoro ed è per questo che ho pensato io di prepararvi il pranzo. E voilà! Insalata per voi e zuppa per me. Buon appetito! Bevete molta acqua, fa bene. Oh mio Dio, che cosa? Vado a farmi una doccia. Vado a studiare. Vado a guardare la TV. Va bene, ma ne mangerete stasera. Ci ho messo impegno per farle. È il momento del mio gelato quotidiano. Papà è a lavorare nella sua stanza con il computer e non potrà impedirmelo. Pancia mia, fatti capanna! Posso aiutarti, Stacy? Ma tu non eri... In camera, fino a un minuto fa, quando ho sentito dei rumori in cucina. Ti piace la spesa che ho fatto? A mamma di sicuro. Dov'è il resto del cibo? Nel bidone.
Non credo sia il caso di andarle a prendere, visto che erano tutti pieni di grassi, zuccheri e olio di palma. Papà! E comunque, smettila di discriminare l'olio di palma come fanno tutti! Oh, mamma, questa giornata è stata pesantissima. Non sai che cosa ci ha detto papà? Sì, me l'hai già raccontato ed è terribile. Ma purtroppo dobbiamo abituarci alla sua nuova dieta, altrimenti non tornerà più al lavoro. Dobbiamo assecondarlo. Beh, speriamo che questi giorni finiscano. Buongiorno! Il sole ancora non c'è, ma non importa. Che cosa dovremmo fare adesso? Semplice, la corsa mattutina. La faremo ogni mattina. Allora non andiamo a scuola a piedi. Sì, invece, faremo entrambe le cose. E poi c'è pure vostra madre. Buongiorno, ragazze. Oh mio Dio, mamma! Che cos'hai? Sono solo un po' stanca, ragazze. Sapete, stanotte non ho dormito. Vostro padre mi ha tenuta sveglia. Stava facendo gli esercizi. Oh. Ora andiamo, ma senza mangiare o bere nulla. Così testeremo la nostra resistenza. Forza! Ho come l'impressione che questi giorni saranno molto duri. Siamo quasi arrivati. Papà, stai bene? Mi preoccupa il modo in cui stai respirando. Io? Certo. Papà? 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 Dove sono? Sai il posto in cui dovresti essere, ovvero? Camera tua. No, la passeggiata. Forza, ragazze, andiamo. Credo che le passeggiate siano finite per oggi. Mentre stavamo andando a scuola sei svenuto. Hai avuto un calo di zuccheri. Ho raccontato la tua storia della dieta alla dottoressa e lei ha detto una cosa. Non eri in sovrappeso. Davvero? Lei stessa mi ha confermato che sei in perfetta forma e questa dieta estrema potrebbe essere molto dannosa per la tua salute, Ken. Ha detto anche che ci sono alimenti molto importanti per noi, come i latticini e anche il cioccolato, perché ci danno molte forze. Ha detto che fare una dieta basata su frutta e verdura è una cosa molto salutare, fa molto bene. Però non bisogna eliminare il resto degli alimenti. Ci servono per affrontare la giornata. Oh mamma mia, mi sono sforzato così tanto per questa dieta. Io ora so che mi peggiorerebbe solo. E comunque papà, noi ti accetteremo anche se tu avessi un po' di pancetta. Esatto, tu per noi sei perfetto così. Grazie. Barbie, perché non prepari dei pancakes? Non hai mai avuto un'idea migliore, Ken? Sì, i pancakes! Basta, vado a cucinare, sì. Ragazzi, non vedo l'ora. No, anch'io.